Se hai più di un figlio, magari ti è già capitato di desiderare che, insomma, diventino amici, che il loro rapporto diventi più complice, che facciano squadra, che si vogliano bene, no? Che costruiscano questo bel rapporto l'uno con l'altro, l'una con l'altra. Anzi, magari quando li vedi litigare ti capita proprio anche di dirglielo, ma dovreste essere i vostri migliori amici, dovreste sostenervi, essere nella stessa squadra, perché invece litigate? Vediamo allora tre semplici strumenti a tua disposizione per aiutare il più possibile, o comunque accompagnare i tuoi bambini a costruire un rapporto complice tra loro. Spesso ci troviamo di fronte a un dilemma, no? Da genitori, cioè da un lato vorresti incoraggiare il buon rapporto tra i tuoi figli, dall'altro ti rendi anche conto però che non puoi costringerli, no? Non è che li puoi obbligare ad andare d'accordo, ad volersi bene, a diventare amici l'uno dell'altro. Anche perché in parte dipende poi dal carattere di ognuno, dal temperamento, dalla differenza d'età, dai gusti di ognuno dei tuoi figli. Quindi la chiave è trovare un po' un equilibrio, no? Tra queste due forze e dare ai tuoi bambini il più possibile degli strumenti per navigare nelle loro differenze, nei loro conflitti, senza sostituirti a loro e senza imporre loro di diventare amici l'uno dell'altro. Il primo strumento che ti aiuterà tantissimo è il tempo a due. Ne abbiamo già parlato in un precedente video in cui abbiamo affrontato il tema della gelosia. Il tempo a due altro non è che stabilire in anticipo, mettendolo bene in evidenza nel calendario, un momento, se possibile ritualizzato, da passare a tu per tu con ognuno dei tuoi figli. E naturalmente questo può valere per ciascuno dei genitori, se è possibile. Questo permette davvero di coltivare una relazione tra te e i tuoi bambini e di evitare il più possibile che ci siano, come dire, gelosie e litigi e conflitti dovuti al fatto che ognuno dei tuoi figli non sa mai quando potrà finalmente avere la tua attenzione esclusiva, e quindi ogni momento è buono perché c'è questa sorta di, no, di tensione interna dovuta proprio al fatto che ho bisogno dell'attenzione della mamma, di avere o del papà, di avere del tempo con lui o con lei. Non so quando questo momento accadrà e quindi mi accaparro papà o mamma alla prima occasione, alla prima opportunità. Ti invito ad andare a vedere questo video se vuoi avere qualche dettaglio in più. Il secondo strumento, o meglio, un rituale, è quello della riunione di famiglia, cioè si tratta di ritualizzare un momento in cui tutta la famiglia si riunisca per parlare insieme di fondamentalmente tre cose principali. Farsi degli apprezzamenti reciproci l'uno con l'altro, cioè poter dire a turno: ho apprezzato che tu, Tommaso, abbia dato una mano senza che io te lo chiedessi a sparecchiare questa settimana, ho notato e ho apprezzato molto che tu, Giulia, abbia aiutato tuo fratello a fare i compiti senza che io te lo chiedessi, ho apprezzato che tu, Giovanni, mi abbia dato una mano, non lo so, con i piatti, con la spesa, con una cosa di lavoro che mi pesava da tempo, eccetera. E a turno ognuno può fare questi semplici apprezzamenti. Questo ritualizzato nel tempo, immaginatelo fatto una volta a settimana per anni, insegna ai bambini tantissimo e aiuta anche voi adulti a esprimere ad alta voce anche quello che si apprezza gli uni degli altri, anziché sempre scendere poi il rischio, altrimenti quello di concentrarsi solo su quello che non va e sulla sgridata. Poi un momento in cui discutere insieme di eventuali problemi, di eventuali conflitti, di eventuali situazioni che creano problema in famiglia, per trovare insieme, con un brainstorming collettivo, delle soluzioni condivise da provare a mettere in pratica fino alla settimana successiva. Questo permette ai bambini, come a te, di poter discutere apertamente in un momento di calma di una situazione potenzialmente conflittuale, e quindi nel momento di crisi, nel momento di conflitto, di saper aspettare, di imparare ad aspettare, perché sappiamo che ci sarà un momento ad hoc in cui poter affrontare tutti insieme questo argomento e poter trovare insieme delle soluzioni, poterci sentire ascoltati gli uni con gli altri. Ovviamente ci vuole un po' di tempo prima che questa diventi parte della vostra routine e che i bambini quindi sappiano che non c'è problema, so che domenica o lunedì o quando nella nostra riunione di famiglia questo problema potrà essere affrontato, quindi posso concentrarmi adesso sul tornare calmo, sul prendermi cura di queste emozioni di rabbia, di frustrazione che sento, anziché menarmi con mio fratello, per esempio, ok? E terzo punto è quello per organizzare insieme magari un momento da passare in famiglia. Quindi sono questi tre elementi. È un momento davvero super importante, abbiamo poco ab l'abitudine di farlo nella nostra cultura, io ti invito davvero a provarlo perché di fatto allenate tutta una serie di competenze in un unico momento, in un unico rituale che sono super preziose e poi diventa un bel momento in famiglia. L'ultimo strumento, che è più che altro un motto, è quello di ricordare a te, come ai tuoi bambini, che
non è tanto, che la priorità non è l'affetto a tutti i costi, quanto il rispetto, che i tuoi bambini non sono obbligati necessariamente ad andare d'accordo, non sono obbligati ad avere gli stessi gusti, a voler giocare per forza insieme, a voler passare per forza del tempo insieme, anche perché ci saranno fasi nella loro vita in cui avranno interessi diversi in base all'età, ma di ricordarsi però che qualunque cosa succeda, qualunque siano le loro divergenze e qualunque siano le loro intenzioni rispetto al rapporto che vogliono costruire gli uni con gli altri, il rispetto è sempre dovuto. E di poterli aiutare, quindi lasciando andare, no, questa esigenza di giocare insieme, di fare le cose insieme, di volersi bene, di essere affettuosi gli uni con gli altri, lasciarli liberi in questo, ma guidarli però nel capire come rispettarsi gli uni con gli altri anche nel momento in cui dovessero non andare d'accordo o non essere d'accordo su una determinata cosa. E questo lo puoi fare intanto in primis con l'esempio, in caso di discussioni tra partner o in famiglia, aiutando i tuoi bambini a verbalizzare, eccetera, e ricordando proprio anche questo motto. Quindi incoraggiare l'amicizia tra fratelli non significa forzare un legame, ma permettere ai nostri figli di costruirlo da soli, guidati dal rispetto e dall'esempio. E se ti stai chiedendo come navigare delle difficoltà più legate a amicizia con altri compagni e non tra fratelli, ci ritroviamo la prossima settimana.